collaborazione con Amici sportivi, ben ritrovati, è proprio il caso di dire, ritorniamo in onda a distanza di un mese circa dall'ultimo numero di Zona Mista. C'è stata la lunga pausa invernale, noi abbiamo in maniera ossequiosa rispettato il calendario, ritorniamo, riprendiamo il nostro ciclo di trasmissioni con la ripresa del campionato cadetto, campionato che ha fatto registrare nella prima giornata di ritorno un'importante affermazione della Salernitana di Alberto Bolini, la seconda vittoria consecutiva dopo la vittoria con il Perugia, alla quale si era chiuso il girone d'andata, si riparte ancora all'insegna dei tre punti raccolti contro lo Spezia. In un mese è cambiato poco, non è cambiato tantissimo, almeno guardando un po' gli equilibri generali del campionato, probabilmente forse ancora più equilibrio rispetto a quello che avevamo detto fino all'ultima giornata del girone d'andata. In casa Granata qualcosina è cambiata, sono andati via comprimari, se vogliamo, Caccavallo, Laverone, e sono arrivati giocatori che promettono cose importanti. È il caso di Bittante, che ha esordito ieri proprio nella parte finale della gara contro lo Spezia, di Gomis, che chiaramente, per il quale sospendiamo il giudizio volendolo vedere all'opera in una partita decisamente più impegnativa, e poi Minala, che insomma si è da pochissimo aggregato alla squadra. È stato quello di ieri un successo importante per la Salernitana, perché la squadra, e poi avremo modo di confrontare questa sensazione con gli ospiti questa sera, ha dato proprio l'idea di essere molto più compatta rispetto alla squadra che avevamo lasciato un po' di tempo fa. Parleremo ovviamente di questo, parleremo insomma neanche a dirlo di cosa ha detto Claudio Lotito al termine della partita, conferenza stampa Fiume, durante la quale il patron ha insomma formulato un paio di passaggi molto significativi. Allora, parleremo di questo con i miei amici saggi, Enzo Faccenda e Alberto Pacifico. Ritorniamo insomma con il nuovo ciclo, all'unisono hanno risposto, perfetto, insomma hanno salutato questo segnale di, una, insomma, di un afflato che il tempo non cancella. Dall'altra parte i miei compagni di viaggio, è il caso di dire, trasmissione in famiglia questa sera, proprio per riprendere un po' il ciclo e soprattutto il ritmo, ritmo che non ha perduto Eugenio Marotta, che ha appena terminato le sue fatiche quotidiane con la carta stampata. Poi no, non le ho terminate ancora. Non le hai terminate ancora. Siamo in operazione. Vabbè, poi ci racconterai. Work in progress. Ci sono bombe da raccontare? Qualcosina, però non sveliamo subito gli altarini. Saluto con piacere Massimo Crisi. Buonasera. Di ritorno dalle nevi e dal gelo di Colliano. Insomma, tutto bene la situazione? Sì, adesso sì. In questi ultimi tempi ci siamo molto occupati, insomma, di quello che sta succedendo non soltanto a Salerno purtroppo, ma anche in Abruzzo, dove insomma si registrano momenti di grande angoscia, di grande ansia per le sorti del giovane Stefano Feniello, 28enne di Valva, del quale non si hanno notizie. Però insomma questo appartiene ad altro, dobbiamo tenerlo ben presente, ma concentriamoci sui fatti e sulla Salernitana. Prima gara del nuovo anno, prima gara del girone di ritorno, prima vittoria convincente, se mi potete passare questo termine, contro uno Spezia che però, ad onor del vero, bisogna dire, si è presentato alle Lecchi con molte defezioni, giusto Massimo? Sì, ha detto bene sul convincente, non è stata una partita stilisticamente molto bella, però la Salernitana per non dico per la prima volta, ma come poche volte è successo in questi ultimi tempi, ha fatto una partita di convinzione,
di serenità. Paradossalmente Marcello poteva anche finire 0-0 la partita, però sicuramente, cioè, poteva anche non segnare lui, ma sicuramente non avrebbe mai segnato lo Spezia. Questa era la sensazione, dimostra una grande solidità di difesa. Penso che per la prima volta Gomis non ha avuto neanche un tiro in porta, il nuovo portiere. Un paio, quindi, sì. Sì, vabbè, ma nessun parlava di niente non di, sicurissimo, niente di impegnativo. Vabbè, era la prima volta che non giocava dopo tanto tempo. Il giudizio, assolutamente, ancora troppo presto. E credo che quindi sia stata una partita di fiducia. Io due vittorie consecutive non si vedevano da tanto tempo, che oltre a dare morale danno punti, perché due vittorie sono 6 punti, quindi abbiamo raggiunto una posizione in classifica molto più serena e tranquilla, pur restando una classifica cortissima tra play-out. Sì, perché avevano vinto tutte. Sì, tra play-out. E infatti è stata una giornata, l'altro giorno è stata una giornata molto strana come risultati, probabilmente qualche nuovo innesto, qualche chissà, dopo 20 giorni, un richiami di preparazione, roba varia, sono stati dei risultati un po' strani. Però Marcello ha visto una squadra solida, e anche se io non sono un intenditore di calcio, ho visto che secondo me senza Rosina la squadra è più squadra. Hai subito toccato un punto. Nel senso che, Marcello, per carità, Rosina è il nostro giocatore di punta, è il miglior giocatore che abbiamo. Però è anche un accentratore di azione, di calcio, roba varia. Forse la squadra era un attimino più lineare, più sciolta. Vediamo se sono dello stesso avviso. Mi rendo conto che questo è un po' terreno minato, però per riprendere un po' una espressione che ha spesso usato proprio in questi studi Guglielmo Accardi, Rosina più Coda e Donnarumma sono troppo, Coda togliendone invece due diventa un po' troppo poco. Ecco, è questo un po' il dilemma di questa stagione, Enzo, Alberto? Enzo. Allora, per me il discorso è semplicissimo. Io siamo entrati in Serie B, cioè tutta l'annata scorsa, sì, più quella di quest'anno. Il giro d'andata, un campionato io, e mezzo. Ieri non è che ho visto chissà cose stratosferiche, però ho visto una squadra. Hai visto una squadra? Iniziata a 3, poi giocavano a 5, poi il centrocampo si è posizionato a 3, poi l'hanno aiutato a 5 nel momento opportuno. Cioè le varie fasi della contesa dei 90 minuti ha avuto degli sviluppi che anche per uno che è appassionato di calcio si rende conto di questi passaggi, tale che alcuni elementi, messo l'uomo giusto al posto giusto, ha fatto il suo compito così come bisognava farlo, cioè senza strafare, perché non è che diamo... Un nome a caso, Ronaldo, il tuo pupillo. Ma no, io non voglio dare, punteggio a Ronaldo o a Busellato, che è della Rocca, che hanno fatto diverso da quelle che sono state le prestazioni precedenti, perché parliamoci chiaro, ieri tu hai visto un altro centrocampo, a mio giudizio posso pure sbagliare, però io ho visto un'altra squadra, io ho visto proprio supportata un'altra solidità di squadra, da Imbroda e Vitale, che stavano sempre pronti là a aiutare e a sopportare l'eventuale folata della squadra avversaria. Cioè ieri per la prima volta non è che sia chissà che cosa, ma comunque si è visto una squadra che ha fatto il suo compito. Vediamo normale. Alberto, sei dello stesso opinione? Sì, dello stesso avviso? Poi io aggiungo una cosa, noi per la verità quasi tutti ci eravamo spaventati con l'avvento di Bollini, in quanto lui propugnava, voglio dire, il 4-3-3. Sì. Noi tutti, insomma, avevamo qualche perplessità che questa squadra potesse interpretare questo modulo. Non avendo proprio taglio. Non avendo proprio gli interpreti, certo. Per poterlo, voglio dire. E allora, invece, per la verità, quello che ci mette un poco, voglio dire, più tranquilli è che, voglio dire, l'allenatore non ha dimostrato di questo integralismo esasperato, ma come dire, ha calibrato l'assetto della squadra più o meno a quello che gli elementi possono meglio offrire. Insomma, per quanto riguarda quindi ha adattato, diciamo così, lo schema, il modulo, il sistema di gioco a quello che... A quello che è, oltretutto, come diceva Enzo, anche in corso d'opera, è in grado di poter, come dire, leggere e cambiare la Setana spesso ha giocato a 4 l'assetto tattico della partita, quindi questo ci lascia ben sperare, perché poi
praticamente noi l'abbiamo sempre detto, singolarmente questi giocatori ecco, però, sono di valore, parliamoci chiaro. Insomma. Ecco, l'abbiamo sempre detto, presi singolarmente sono buoni giocatori, il problema di questi singoli è buoni di assemblarli perché... che non sempre riescono a essere squadra. Però, riprendendo un po' quello che diceva Alberto, ovvero Bollini si è dimostrato tecnico, capace, intelligente, non integralista, però se proprio vogliamo dirla tutta, dicevamo le stesse cose fatte le debite proporzioni, soprattutto caratteriali, anche di Sannino, perché Sannino insomma, è arrivato a Sanno, voleva fare il 4-4-2, poi si è adattato al 3-5-2, ha corretto spesso il sistema di gioco. Ma Sannino trasmetteva ansia pure allo spettatore. Io dico dal punto di vista, io ho detto fatta la tara per quelle che sono appunto le caratteristiche personali, però dal punto di vista tattico neanche Sannino era da considerare un integralista, o sbaglio, Gianni? No, i numeri dicono di no, però onestamente Sannino è andato in confusione immediatamente con il modulo, perché... Ma era un integralista? Nelle more no, non lo è mai stato, ma non lo poteva essere, perché si è fatto male da solo con Rosina e da quel momento in poi è cominciata questa tela Rosina mezzodestro, no? Rosina mezzodestro, Rosina centrocampista, questo. Rosina playmaker, Rosina terzino, Rosina trequartista, Rosina portiere, insomma, d'albergo, non lo so, insomma, le ha provate tutte e la squadra ha vissuto una confusione. Noi da questi studi abbiamo detto che alle volte i giocatori sapevano tutti e 11 quali erano i giocatori che giocavano, ma non sapevano di fatto come sarebbero stati disposti in campo. La squadra che cambiava spartito tattico ogni quarto d'ora, ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Attenzione, lo ha fatto anche Bollini ieri, perché su una cosa, io onestamente stasera non sono molto d'accordo con i discorsi fatti fino a questo momento, per tutta una serie di motivi. Prima di tutto la Salernitana secondo me è partita col 4-4-2, un 4-4-2 sporco, ma un 4-4-2. Poi sì, vabbè, aveva Vitale che faceva il pendolino e insomma vabbè, poteva spostarsi. Però fu di base era di non dimentichiamo che, ironia, a me dispiace, sembra che puntiamo l'indice su Rosina, tutto questo è stato, fra virgolette, favorito dall'assenza di Rosina. Perché se c'era Rosina, Bollini, a meno che poi insomma le indiscrezioni che abbiamo raccolto hanno poi sempre trovato... Avrebbe giocato 3-4-1-2, cioè sta preparando, forse anche il mercato, mi auguro, lo si stia facendo di riparazione, per supportare i famosi tre tenori che fino a questo momento la squadra, gli allenatori, i tecnici, chi si è avvicendato, avevano dimostrato di non riuscire la squadra a mal digerire, i tecnici a non sopportare. Poi per quanto riguarda la partita, onestamente io non ho visto una bella partita ieri e aggiungerei anche, ho visto una partita di tanta noia in cui ci sono stati, come al solito, degli acuti di quelli che sono i nostri valori aggiunti. Non facciamo un discorso sulla qualità del gioco, ma sulla solidità della squadra. Cioè, ieri Gomis senza voto. Cioè, sì, insomma, quindi questo è un dato. Per carità, Marcello, non io adesso passerò per essere il... Vabbè, lo Spezia si è presentato. Esatto, insomma, diciamo le cose, cioè, siamo anche onesti. Lo Spezia aveva 7 assenze, viva Dio! Cioè, io mi auguro che il Verona domenica prossima ne abbia 15, poi sto qui a raccontare, sì, però per fortuna va bene. Però ripartiamo da una considerazione, cioè noi dobbiamo partire dal dato oggettivo. Il dato oggettivo che ieri, insomma, ha fornito la partita di una Salernitana che è sembrata, al netto appunto delle deficienze dello Spezia, sicuramente più solida. Il problema è un altro. Più squadra, Marcello. Più squadra, sì, più squadra. Ma allora esiste un problema Rosina? Io mi auguro di no, perché... Allora, tu hai già detto. Io voglio capire, insomma... Mi hai zittito. Sì, no, zittito. Ma allora, vieni a rimorchio, dai. Si sa benissimo hai questa che funzione da questa di emittente, scusa. Sempre con estrema correttezza, non abbiamo fatto altro che ci dire... Ci sta provando, scusate, no, mi devo interrompere, perché questa è una cosa molto pericolosa. Ha detto, a questa funzione di co-conduzione, questa è pericolosissima. No, la circoscrivo... A differenza degli altri, scusa, è di casa qui. Vabbè. Quindi devi essere ospitale. Pericolosissimo. Allora, stavo dicendo che... l'anno scorso ci siamo sommarcati. No, perché qualcuno dice Rosina come Gabbionetta, anche l'anno scorso, vi ricordate? Con Gabbionetta, cioè, ci portavamo avanti Gabbionetta. Allora, quest'anno ci portiamo Rosina. Allora, Rosina
diciamo la verità, è stato sempre un giocatore che ha giocato esterno alto, come dite voi tutti, un'ala normale, ha giocato sempre all'ala, tecnicamente fortissimo, grosso calciatore, ha nel suo DNA dimostrato anche ieri, sì, quando è partito minuti, sull'ala, ha superato due persone, è andata verso, no, ha tagliato al centro e poi è rispetto a Gattinetta e non qualcun altro. Non allora, quelli sono i veri numeri di Rosina. Certamente, quando tu gli vai a chiedere qualcosa in più, te lo dà, ma certamente non è forza sua. Gli equilibri di centrocampo se sbilanciano o si perdono, perché il 90% delle volte perde il pallone, rincorre una volta, rincorre due, rincorre tre, inevitabilmente i centrocampisti vanno a crollo. Di conseguenza il peso ricade anche sui difensori. Quando l'equilibrio, perché nessuno ha parlato di stupenda partita, certo, abbiamo parlato di una partita che inizia ad avere un senso tattico, certo, certo, disciplinato in mezzo a campo, non con dei grossi errori, ma certamente ieri chi a mastica un pochettino di calcio iniziare a vedere 4-3, a difesa 3, a 4, il centrocampo a 5, cioè ha visto dei spostamenti, movimenti tali che era in funzione della squadra, sì, non andava mai in sofferenza al di là delle 7 assenze, però tu vedi una squadra in campo, quella che è stata la confusione che io da un anno e mezzo vedevo. Andavo a vedere, sì, però non mi state rispondendo su Rosina, Rosina in questo momento, per come è l'assetto della squadra, o gioca esterno alto oppure si chiude. Ma esterno alto, quindi cambia tutto. E cambia tutto. Oppure, perché a me al centro là, qualcuno dice potrebbe anche giocare al posto di uno tra Coda e Donnarumma. No, più Donnarumma. No. Alberto. No, in questo caso dovrebbe, come dire, sostituire Donnarumma, Coda mai, insomma, Coda la punta come per antonomasia, insomma, è il centravanti, quindi allora cosa che non potrebbe fare mai. Quindi Coda io fuori, per la verità, Donnarumma per la verità, a me il modulo 3-4-1-2 piace, insomma. Però ci vogliono gli interpreti, giusto? E però ci vogliono, e Rosina probabilmente era stato acquistato forse, immagino, per svolgere questo tipo di... Però io penso che a una certa età non ha più la capacità di poter, come dire, sopportare, voglio dire, un carico di lavoro che si fa solitamente tra le linee, perché un giocatore sempre in movimento, certo, un giocatore che deve effettivamente adeguare, voglio dire, la sua prestazione a quella delle punte, le deve supportare, Quindi questo non si deve, chiede al trequartista. Probabilmente non deve disdegnare nemmeno di fare qualche puntatina, insomma, verso la porta, però io penso che Rosina fisicamente oggi non è più in grado di poter assolvere a questo ruolo. Quindi tendi a considerarlo più un valore aggiunto che potrebbe insomma, cambiare in corso d'opera. Massimo, per chiudere insomma questo giro d'orizzonte sulla qualità del calciatore, ovviamente nessuno di voi penso che abbia, abbia dubbi o problemi. Problema di natura a prescindere, tattica. A prescindere, diciamo che ha qualche anno in più, però 32 non è neanche 40. Il problema è che tatticamente ancora credo non si sia risolto bene il problema. Ieri che è stato fuori per causa di forza maggiore, perché era infortunato, la squadra ha avuto secondo me un equilibrio diverso, ma soprattutto il gioco non doveva passare per forza per Rosina, e quindi calamita in campo, il gioco è sembrato più lineare, che non significa che abbiano fatto questa partita spettacolare o splendida, però hanno fatto una partita in cui io credo per la prima volta io non ho mai avuto la sensazione che lo Spezia potesse segnare. Ecco, una sensazione, Eugenio, non so se me la conforti, ma non è che la buona prestazione di Ronaldo, perché insomma credo che ieri Ronaldo sia stato tra i migliori della Salernitana, sia dipesa proprio dall'assenza di Rosina. Cioè, nel senso, senza Rosina Ronaldo ha avuto più anche libertà d'azione. Con Rosina in campo è costretto spesso a dover appoggiare su Rosina, perché inevitabilmente è un accentratore Rosina, un po' una sorta di calamita lì nella zona nevralgica del campo, tocca tanti palloni, viene spesso imbeccato, si fa anche servire, si propone, e questo insomma ha messo un po' in sofferenza Ronaldo, che ieri forse più libero anche mentalmente ha potuto giocare insomma come meglio sa, come probabilmente nelle sue caratteristiche.
Sì, però c'è da dire che insomma, l'atteggiamento tattico che si vuole plasmare, con cui si vuole plasmare questa squadra, prevede proprio, o prevederebbe, Rosina Rosina davanti. leggermente più avanti, che è la fonte di gioco. Cioè, i tre a centrocampo devono essere dei mastini per supportare i tre 4, perché se vuoi tenori. giocare 3-4-1. Scusami, 4, però mi riferivo ai due centromediani Due metodisti. Devono centromediani, essere certo. due mastini per supportare i tre tenori. Quindi è chiaro che poi la fonte del gioco sarebbe Rosina. Più avanzata. Laddove non c'è Rosina, oppure quando ci sono stati Rosina e Ronaldo, cosa molto rara, di base il brasiliano, sapendo, insomma, anche perché Rosina si va a prendere il pallone, è più rapido. E poi, insomma, si sa, no? Tu affidi il pallone, metti Certo. palla in cassaforte a quello che è il giocatore di maggior talento, è chiaro che viene meno nell'economia dei palloni giocati, ne vengono di meno a Ronaldo. E questo per un brasiliano può E non è un incidere. caso questo, poi ascolteremo Bollini, insomma uno stralcio della conferenza stampa. Bollini non ha escluso la possibilità che Ronaldo dovesse, come credo, come immagino, rimanere a Salerno, anche perché insomma credo si faccia fatica a trovare un club disposto a pagare il robusto ingaggio di Ronaldo. Non ha escluso l'ipotesi che Ronaldo possa giocare, ecco, in una sorta di rivisitazione del modulo, il 3-4-1-2, quello che ha provato con insistenza, alle spalle dei due attaccanti, cioè quasi lasciando intendere che Ronaldo e Rosina sono loro due ad essere in qualche modo incompatibili, non i due attaccanti. È chiaro che a fine gara abbiamo chiesto anche a Bollini se alla fine della giostra i tre tenori possono essere supportati e se lui ha a disposizione i centrocampisti giusti per poter giocare in quel determinato modo. Ascoltiamo Bollini. Beh, intanto mi fanno piacere queste statistiche e speriamo che siano anche di buon auspicio. Noi, al di là della seconda vittoria consecutiva, volevamo iniziare bene il girone di ritorno. Ci siamo riusciti in virtù di una partita, direi, uno dei migliori primi tempi sotto l'aspetto tattico e del gioco, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo attaccato con grande velocità e senso dello smarcamento, sia con le filtranti centrali, sia sui attacchi esterni. Abbiamo calciato 4 corner e 2 punizioni esterne, significa comunque arrivare bene agli ultimi 30 metri e finalmente abbiamo calciato molto molto bene le palle native a favore e non abbiamo avuto rischi su quelle contro che nella mia gestione sono stato un tallone d'Achille e ci hanno portato via tanti punti. Coda la scorsa settimana, dove abbiamo fatto volumi atletici molto importanti, non è riuscito a allenarsi con continuità, anche qualche altro ragazzo aveva problemi, però è bastata una palla aperta, una palla a scavalco per dimostrare il suo senso del gol. Non lo dico io, è un giocatore per noi importante come tanti altri. E poi devo dire che nel secondo tempo, con questo senso del gruppo, siamo riusciti anche a sopperire alcune lacune fisiche, dove alcuni ragazzi chiedevano il cambio perché avevano proprio problemi a centrocampo. Il motivo per cui ho dovuto aspettare a far cambi e anche cambiarli in corsa è perché dovevo valutare determinate condizioni, però il carattere e il senso del gruppo oggi sono stati un valore aggiunto. Molto sereno, pacato, Bollini, insomma, mi sembra l'approccio giusto, no? Anche considerando un po' le tensioni della piazza, Enzo. Sì, ma ripeto, noi abbiamo avuto dei salti di umore settimana per settimana per situazioni che c'erano. Ci saltavamo alla vittoria, poi c'era la sconfitta, c'era è colpa di questo, è colpa di quest'altro. Io ripeto, per poco che vivo all'interno del calcio, dico che finalmente stiamo trovando un assetto, uno schema di gioco. Poi gli altri sono più forti della Salernitana, un altro discorso, ma comunque chi va al campo e assiste alla partita si rende conto che questa squadra ha degli automatismi che iniziano a fare effetto rispetto alla C'è un lavoro. confusione e al caos che c'era precedentemente, dove tutti cercavano di realizzare, l'occasione era del singolo perché veniva fuori da improvvisazione, eccetera, veniva un gol e mi veniva la partita tutto in gloria e va bene così. Però
E quando si va in uno stadio si può perdere pure la partita, però tu santo Dio vedi, una vedi qualcosa che c'è un asset rispetto a un'altra che è confusione. Allora, chiedo ad Alberto Pacifico invece una valutazione su Gomis, perché spesso nel corso delle precedenti trasmissioni hai posto la tua attenzione proprio sull'emergenza portiere. Dicevi, insomma, assecondando anche credo il pensiero di tantissimi, la Salernitana deve risolvere il problema portiere, perché Terracciano non è il portiere che può garantire sicurezza e affidabilità a questa squadra. Il problema con Gomis l'ha risolto? Ma non lo so, è troppo presto per dirlo ancora, Marcello. Intanto diciamo che abbiamo avuto ragione, perché questo non è che ci esalti molto, perché poi era facile, era semplice avere ragione. Mi dispiace per Terracciano, io l'ho sempre detto, però onestamente non conferiva quella tranquillità di cui una squadra ha bisogno. Per me, voglio dire, il suo tallone d'Achille maggiore, oltre che voglio dire che nelle uscite difetta un poco, era proprio quello che alla squadra trasmetteva l'atteggiamento che trasmetteva qualche piccola, voglio dire, indecisione. Quindi, allora, nel frattempo, voglio dire, hanno provveduto e hanno, certamente non sarà la prova di ieri, a stabilire, certo. Hanno avuto, voglio dire, hanno fatto una scelta oculata. Ripeto, io prevedevo che il portiere fosse un ruolo che andava assolutamente andava coperto. Massimo? Io per Racciano, figurati, non ho mai avuto una grande fiducia come portiere, perché non lo ritenevo bravo nel saper guidare la squadra da dietro, oltre che nelle uscite, nel dirigere la difesa. Ovviamente credo che sia stata una valutazione che hanno fatto anche sia il direttore sportivo che l'allenatore, perché insomma, per andare a prendere un altro portiere e metterlo immediatamente subito in poi campo senza pensarci due volte, è chiaro. E Gomis, che ieri non possiamo assolutamente giudicarlo, però una cosa ho visto: la difesa la chiamava, parlava di più, gridava di più, quindi da questo punto di vista, almeno di personalità l'ha data. Poi Marcello, volevo rispondere a un messaggio che dice che ci stiamo esaltando per due vittorie consecutive. Non è questione di esaltarci, è questione che, a parte io sono contento che abbiamo fatto due vittorie consecutive, prima cosa, è una questione che, siccome ci stanno eventualmente dei miglioramenti che sono quantomeno numerici, cioè sono due vittorie e quindi sei punti, ne stiamo prendendo atto, perché prima abbiamo visto delle squadre molto meno organizzate, secondo me, perché Sannino probabilmente trasmetteva ansia, perché io non credo che fosse un cattivo allenatore, però non era certamente nel suo momento migliore a Salerno, certamente era in confusione. Bollini probabilmente ancora troppo presto per giudicarlo, però ha dimostrato quantomeno di avere un'intelligenza pratica, tattica, cioè molto, diciamo, ha capito che doveva creare determinati equilibri. Questi equilibri per il momento si stanno vedendo, bisogna prenderne atto. Assolutamente, no, vabbè, ma poi noi, come sempre, questa trasmissione ragiona intanto sui fatti, e il fatto è la vittoria di ieri, che è la seconda vittoria consecutiva. Una volta analizzati i fatti, poi andiamo a ragionare, a commentare. È chiaro che, insomma, nessuno può festeggiare per la vittoria ottenuta contro lo Spezia, ma è altrettanto vero che neanche si possono nascondere, occultare quelli che sono dei miglioramenti che, insomma, un po' tutti hanno percepito. Scusa Marcello, dimmi. Io ho visto tutto il girone di andata, cioè, la squadra che mi ha impressionato è stata la Ternana. Non so se la ricordate quella partita, come ha giocato, specie il primo tempo, la Ternana. Veramente un gran bel calcio. Quanti punti c'ha? 20 punti. Va bene? Significa che ci sono delle componenti tecniche che probabilmente non riescono nell'arco dei 90 minuti a interpretare allo stesso modo, certo, quel tipo di gioco imposto dall'allenatore. Inevitabilmente il tasso tecnico poi alla fine viene fuori. Dato che questa squadra, rispetto a quella dell'anno scorso, c'ha qualcosa di gran lunga superiore rispetto all'anno scorso, deve trovare un assetto che non lo posso dare né io né Alberto né tu, lo deve dare il tecnico, perché al di là di quello che si dice, il tecnico conta poco, sì, ma il 25-30% la mano del tecnico si vede. Il problema è che inevitabilmente quando tu vai a può incidere tanto in termini negativi, inevitabilmente devi vedere qualcosa.
Perché poi se non viene interpretata bene, perché il calciatore non è in condizione di interpretare. Allora, ritornando di nuovo alla vicenda Gomis, possiamo però dare già insomma una certezza. Terracciano è stato bocciato, perché non si avvicenda questo. Così d'amblè un portiere, insomma non hai la certezza di che questo non rientri più nei tuoi piani. Il portiere non è un giocatore di movimento. Non sei d'accordo? Ma no, Marcello, dai. Cioè, no. Quindi potrebbe anche poi ritornare Terracciano e quindi dare vita. No, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che non si avvicenda così un portiere. Allora, si può avvicendare, ma nel momento in cui si avvicenda. Sì, adesso sì. Certo. No, io non ero d'accordo. Avevo capito che tu discutevi il fatto che è arrivato da due giorni e viene messo. No, esatto, è stato preso. È una scelta definitiva. Ecco. Questo è anche netta, senza fuori discussione. Credo che per rispondere su Terracciano e Gomis sulla carta, adesso non voglio neanche entrare nel merito perché insomma Guelfi e Ghibellini, Terracciano sì, Terracciano no, Gomis sulla carta è un portiere terribilmente più forte di Terracciano, questo è un fatto, lo dice la sua storia, lo dice quello che ha fatto finora, è chiaro che poi lo deve dimostrare a Salerno, è arrugginito e l'ho visto arrugginito ieri, sinceramente, per fortuna sono arrivate poche palle pericolose su cui dover intervenire e quindi mi auguro che possa dimostrare tutto il suo valore. Adesso c'è magari un problema Terracciano che bisognerebbe provare, lui vuole andare via, però questo è un discorso di mercato. Però sul fatto che arriva Gomis, deve giocare Gomis, anche perché proprio il ruolo del portiere ha una gerarchia. Guai a ripetere gli stessi balletti degli anni passati. No, Marcello, Bollini ha parlato in settimana, io non ti ho interrotto prima perché hai ragione sul fatto di Ronaldo e integro questa cosa. Bollini ha provato per tutta la settimana, quando c'era questo ping pong rosina sì, rosina no, e continuava a provare il 3-4-1-2, il trequartista lo faceva Ronaldo. Quindi in questo momento, al netto di operazioni di mercato che prevedono prima delle uscite eventualmente per le entrate, l'alternativa a Rosina nel ruolo di trequartista è Ronaldo. Non c'è stato Rosina, ha cambiato spartito tattico e Ronaldo ha avuto. Per quanto riguarda Terracciano, Bollini si è chiamato Terracciano pochi giorni prima della partita e gli ha fatto capire che le gerarchie erano cambiate. Assolutamente sì. È chiaro che ora Terracciano potrebbe anche, giusta ragione. Ma io penso che questo ragazzo qui in porta sa stare e nelle uscite proprio Terracciano. Sì, sono perché, d'accordo, diciamo, sono la d'accordo. Verità quando ha fatto gran belle parate, ma io dico, sono d'accordo, allora, però quando i tempi di uscita è un disastro. Il problema di Terracciano è che, dato che in Serie B probabilmente Terracciano farà bene ad andare via da Salerno, perché qui ormai si era creato intorno a lui un clima negativo, sì. Probabile, il ragazzo ha delle qualità sia fisiche che tecniche, probabile che queste qualità dovranno venire fuori però in un'altra sede. Marcello, e non mi meraviglierei se tra qualche anno Marcello lui pecca fondamentalmente nella personalità. Il portiere non si può permettere di essere timoroso. Certo. Il portiere è un ruolo che si deve interpretare. È un peccato originale, perché dal primo giorno in cui questo ragazzo è arrivato a Salerno, poi non sarà un fenomeno, sono d'accordo, però sono stati acuiti i difetti in quell'alternanza. Alla fine abbiamo visto che Stracoscia ha tenuto bene il campo anche in Serie A. E a Salerno sembrava veramente un giocatore inebetito. È probabile che quel balletto l'anno passato abbia fortemente condizionato. Guarda, ma c'è il tifoso è condizionato. Ma non è il tifoso, è la società, è l'allenatore che deve puntare. Però io ti dico un particolare, ieri seduto, negli ultimi 4-5 minuti, sì. Ronaldo invece di passare il pallone ha tergiversato, gli è stato tolto e partito il giocatore. È vero, l'unico... Non ti dico quello che è successo intorno a me. Cioè, prevalentemente, senza togliere nulla a Rosina, se ci fate caso, Rosina perde tra le 20 e le 25 palle immancabilmente, perché cerca di fare il dribbling, superare, ci tolgono il pallone, è tutto normale. Allora, le condizioni psicologiche, mentali,
della gente è portata a sentire un afflato verso okay. uno e, c'è da... e a un altro non allora, Ronaldo dovrà, se rimarrà sano dovrà sempre anche, sudare a battere anche questa vena di scetticismo. Ci fermiamo perché l'argomento mercato credo che insomma sia abbastanza caldo. Partiremo nella seconda parte commentando un po' alcune dichiarazioni rese da Claudio Lotito al termine della partita e poi approfondiremo il discorso sul mercato. Ci sono news che potrebbero in qualche modo insomma rinnovare un po' l'ambiente. A tra poco. E allora, seconda parte di Zona Mista, come anticipato, ora ragioniamo di futuro imminente e poi futuro a lungo termine, partendo da quanto ha dichiarato in due passaggi di fondamentale importanza Claudio Lotito ieri al termine della partita in una conferenza stampa fiume tenuta dal patrono della Salernitana. Aveva evidentemente voglia anche di smaltire un po' l'amarezza, la delusione per la sconfitta subita a Torino al Juventus Stadium dalla sua Lazio e quindi si è intrattenuto a lungo, diciamo così, anche in maniera molto colloquiale ieri Claudio Lotito in conferenza stampa, in sala stampa. Ascoltiamo il servizio. Due passaggi fondamentali colti durante la conferenza fiume di Claudio Lotito a fine gara. Due passaggi da fissare bene e tenere impressi ad imperitura memoria. Riguardano il futuro della Salernitana che al netto dell'acclarata solidità societaria resta ancora nebuloso in quanto a programmi ed ambizioni. Lotito ha ipotizzato scenari, messo sul banco cifre, ha intanto chiarito che per meno di 14 milioni di euro non prenderà mai in considerazione nessuna ipotesi di alienazione del club. In pratica, una pietra tombale su chiacchiere e ipotesi che pure erano circolate con insistenza nei mesi scorsi. Ma poi, dato ancora più importante, Lotito ha chiarito quale potrebbe essere l'escamotage da mettere in pratica nel caso in cui il suo club dovesse approdare in Serie A al fine di bypassare la norma, ancora oggi in vigore, che vieta le multiproprietà nella stessa serie. Non ho messo in mano sul mercato, non penso che Castellano ci sia gente che abbia le disponibilità per poterla comprare. Se c'è qualcuno, si facesse avanti. So, io so soltanto quanto ci ho messo io. Io ci ho messo da quando sono entrato, io e mio cognato, 14 milioni. Ah sì, ha il valore quello. Ah. Cioè lei compra un terreno agricolo, lo trasforma edificabile, cioè così il palazzo se lo vende meno. Va bene. No, no, veramente a 14 non la vendo. No, scusi, ma la, scusi, avrà un significato, no? Scusi, ma te che fai? Lavori, costruisci, fai, e poi dopo 5 anni di lavoro, 6 anni, quanti anni sono? Faccio una domanda e chiudiamo. Prima intanto ci bisogna andarci. E poi io sono abituato, già ve l'ho detto, a fasciarmi la testa solo quando me la sono rotta. Lei invece è abituato qui, lo sai che fa? Mi posso rompere la testa, allora vado all'ospedale, mi faccio tutto, se no arrivo tutto bello gessato, dice no, scusa, no, mi rompo la testa, meglio ingessarsi. No, prima. Allora, quando si porrà il problema, mi porrò il problema di come risolverlo, che è uno solo, l'alienazione delle quote. L'alienazione delle quote? Cioè, quindi ci saranno tanti, quella, chi era, adesso non c'è, no, non era lui, era l'altro, che si era andato, che diceva che voleva comprarla, ci sarà qualcuno, che, qualche benefattore che caccerà qualche soldo. Ed allora, questo è quanto dichiarato da Claudio Lotito al termine della partita, come dicevo, è ribadito in precedenza una conferenza stampa fiume, quella del patron Granata, però questi due passaggi credo siano meritevoli di approfondimento. Il primo, il prezzo. Lotito dice che sotto i 14 milioni non scende, per quanto mi riguarda è un segnale, insomma quasi una pietra tombale, non si tratta la cessione della Salernitana perché sono condizioni difficilmente realizzabili. Il secondo passaggio riguarda invece l'escamotage che dovrebbe mettere in atto nel caso in cui la Salernitana dovesse approdare in Serie A, ovvero l'alienazione delle quote, però pungolato sull'argomento, insomma, Lotito non è che abbia dato poi risposte molto esaurienti, perché le quote possono anche essere alienate a titolo gratuito, però insomma, questo, no, su questo non è sceso. Allora, partirei prima con i saggi, Faccenda e Pacifico, poi
ascolterei le nuove leve sull'argomento. Sono due argomenti, credo, molto importanti. Abbiamo già abbondantemente parlato della partita contro lo Spezia. Io non riesco a spiegarmi come mai ogni volta che si tira fuori la testa dalla sabbia, inevitabilmente deve venire la dichiarazione di Lo Spezia. Vabbè, però è stato sollecitato. Sempre, sì, cioè, è stato sollecitato. Però si può la domanda è stata fatta e lui ha risposto. Poi può piacere o meno la risposta. Caro Marcello, in effetti non è che lui. Dobbiamo comprendere e capire una cosa, che lui risponde da imprenditore che ha preso in mano una squadra, la Salernitana. Certamente, se io e te ci fermiamo e andiamo a Roma a vedere la Lazio, il volto di Lotito è diverso da quello che quando tutto. Vede la Salernitana. L'approccio, e allora è chiaro che lui quando parla e analizza certe determinate cose, le focalizza proprio come imprenditore, cioè dice: volete la Salernitana? Senza cuore, senza passione, senza niente. Perché il suo discorso è lineare, 14 milioni, venite e ne discutiamo. Per quanto riguarda poi quello che è il risvolto federale, lui sa benissimo che fino a ieri poteva anche agire con una certa tranquillità. Non chance. Lo scenario inizia un pochettino a cambiare. Sei uomo di apparato, da quindi qui a poco, perché si cambiano tutti i risvolti, cioè Tavecchio è stato accettato dalle varie leghe. Di conseguenza, quella che di Serie A, ma Tavecchio guarda che Tavecchio ha avuto l'assenza di Agnelli. Agnelli ha fuori un mese fa, ha detto: ma sta bene, anche Malagò. Allora è chiaro che Tavecchio sta in una botte di ferro. Tavecchio stava con Lotito. Ma due anni fa aveva delle difficoltà Tavecchio per fu presidente. E quindi per salvare se stesso Tavecchio scarica Lotito. Ma non è che scarica nessuno, Tavecchio oramai sta in una botte di ferro. Il quadriennio lo farà di nuovo come presidente. Tavecchio con la squadra che chi lo sostiene. Chi sta un po' in difficoltà è Lotito, perché ha perso quella che era la leadership che decideva la nazionale. Questa è stata criticata, che si era messa la tuta, eccetera. Oggi sta un pochettino perdendo questi punti di collegamento. È un fatto normale, i risvolti del calcio. Di conseguenza si sta un pochettino districando in una certa maniera, con un certo raziocinio, non più con quella supponenza che aveva fino a poco Alberto? Tempo fa. No, la supponenza è sempre la stessa. La supponenza è la stessa perché appartiene al personaggio, quindi non si può, come dire, la natura non si può tradire, quindi la sua natura è quella. E io non credo nemmeno che lui abbia perso potere in federazione. Questo poi sarà il tempo a dirlo, perché noi ci troviamo di fronte a un uomo scaltro, un uomo che, come dire, ha dei risvolti multiformi, che non tanto si fa passare facilmente la mosca per il naso. Quindi allora qualcuno mi chiedeva: ma come facciamo sempre le bacchettate, fratello caro? Abbiamo passato il guaio, purtroppo noi tifosi della Salernitana, se consideriamo tutto l'arco storico, almeno io ho 69 anni, voglio dire, e vedo la Salernitana da 65 anni, se debbo, come dire che abbiamo avuto un presidente, tranne forse quelli che non ricordo io, i Marcantonio Ferro, i Gagliardi probabilmente, ma successivamente, chi per un verso, chi per un altro, ce l'hanno fatta sempre pagare. È chiaro questa nostra passione. Allora, noi in questo momento abbiamo passato il guaio con Lotito e ci teniamo a Lotito. Questo è quanto. Per quanto concerne, ripeto, la situazione poi più generale, io non credo che lui abbia perso potere. Ha ancora la possibilità di contare, ha ancora la possibilità di potere, se vuole, fare qualche cosa di positivo a Salerno, a patto che però ci metta un po' più di cuore e soprattutto ci metta, voglio dire, un management che sia più professionale di quello di adesso. Il tuo pensiero è chiarissimo. Allora, chiedo prima a Massimo, insomma, tifoso, diciamo così, rispetto ad Alberto Pacifico con qualche anno di militanza in meno e quindi, insomma, probabilmente anche con una visione delle cose un po' diversa rispetto a quella decisamente un po'
pessimistica, ecco, considerato il pregresso, la storia di Alberto Pacini. Marcello, io penso che quando personaggi importanti come Lotito, che nel caso specifico oltre ad essere un personaggio di rilevanza nazionale e il presidente, cioè il coproprietario della Salernitana, fa delle cifre, le fa per due motivi: o per mettere in vendita la squadra o per non metterla in vendita la squadra. Cioè lui ha detto: io ci ho messo 14 milioni di euro. Meno di 14? Quindi, anzi, lui ha detto a 14 milioni. A prescindere se tutto ciò sia vero o non sia vero, se ha fatto solo gli esborsi e non ha contato i ricavi, lasciamo stare questo. Però lui ha dato una cifra che fino ad ora non aveva mai dato, di 14 milioni di euro, che si può interpretare come una cifra di partenza per un'eventuale vendita o di fermarti, perché sai, 14 milioni di euro sono una cifra non proprio alla portata di chiunque. Quindi ha fatto una dichiarazione che può dire molte cose, sia da una parte che dall'altra. Io la interpreto come una persona che vuole vendere, invece, una persona che vuole vendere e dice: io ce l'ho messi 14, quindi se da me si parte da 20, 25 in su. Io penso che questo ovviamente, perché? Perché lui ha detto anche: se io poi la dovessi vendere ci stanno 6 anni di lavoro, quindi ha fatto un discorso abbastanza commerciale, come giustissimo che sia, e come ha tutti i diritti di fare. Quindi lui ha interpretato, ha fatto capire, ha detto: io ho questa cosa che ho comprato a 14, ci ho fatto questo e questo, ho comprato una casa, poi ci ho messo il divano, ci ho messo la televisione, ci ho messo questo, per me adesso la casa vale 20. Se la volete prendere vale così, altrimenti io la casa me la tengo e me la continuo a gestire. Allora, questa è la mia idea, non è che sto dicendo... Però devo dire che sicuramente ci ha lavorato tanto, i risultati, soprattutto la categoria, credo che sia il risultato più importante, il vero patrimonio. Per quanto riguarda l'acquisizione della storia, sta pagando. No, mi sembra che abbia finito già. Ha finito, mi pare che quest'anno ha finito. 2016. E quindi è un altro valore, ma per il resto, insomma, se vogliamo considerare. Ovviamente, Marcello, io sto parlando di quello che dice lui. Se vogliamo considerare. Marcello, ma se tu vendi casa tua. No, dico. No, è la casa valore, più bella del mondo, il valore più importante è la categoria. Poi parco calciatori, coda Donnarumma, Oger, il resto, insomma. Poi, difficoltà, settore giovanile, neanche a parlarne in esistente, quindi riguarda... non è che abbia, dal punto di vista tecnico, chissà quale grandissimo valore, però c'è una categoria che fa la differenza. Ecco Gero, tu da giornalista come interpreti queste parole di Lotito, e soprattutto credi che qualsiasi discorso sia poi subordinato a quello che poi deciderà il Consiglio federale, cioè la norma che vieta le multiproprietà fino al quarto grado di parentela, terzo grado di parentela, è insomma un po' un limite che potrebbe essere scavallato nel caso in cui si decidesse di abbassare di un grado, quindi passare al secondo? A quel punto Marco Mezzaroma potrebbe diventare a tutti gli effetti proprietario della Salernitana, restando eventualmente poi in compartecipazione con l'altro titolo, ma non creando più quella, diciamo così, quel limite che in questo momento ferma, no? Tarpa le ali alla Salernitana. Ma ti rispondo rispondendo, facendo due considerazioni sulle osservazioni che faceva Alberto Pacifico. Sull'una sono completamente d'accordo con Alberto, cioè che a dispetto di quelle che possono sembrare la partita del momento, io non credo che la stella di Claudio Lotito sia in discesa a livello federale. E questo... Invece non sono d'accordo, perché poi Lotito, lo diceva anche qualche telespettatore bravo, mediatico, però insomma ha lanciato anche dei messaggi di amore nei confronti della Salernitana. Però qui non abbiamo il termometro del i fatti sono questi. E non fa parte neanche del nostro mestiere. Il resto è contorno. La risposta la do sulla scorta di quello che diceva Alberto. Dato che considero la stella di Lotito, forse non in ascesa, ma non certamente in discesa. E so per certo che si sta aspettando, si sta lavorando su una modifica di questo benedetto articolo 16 bis delle NOIF, e le dichiarazioni di Abodi due settimane fa, che lasciava intendere un'apertura nei confronti di proprio di Marco Mezzaroma, perché non dimentichiamo la posizione di Mezzaroma per una situazione purtroppo per la famiglia Mezzaroma negativa, nel caso di Serie A della Salernitana sarebbe positiva con quella modifica a cui facevate parte,
La posizione di mezza Roma era duplice. Sì, perché prima c'era la parentela, c'era la parentela stretta. Vabbè, con il Siena. Siena non c'è, cioè ci sarebbe fra virgolette soltanto il problema del vincolo di parentela con Lotito. Se tu abbassi questo, allora là dove si sta giocando è proprio su sulla quello, parentela e affinità. Esatto. Quindi probabilmente si va su questo cavillo qua. È chiaro, ma dicendo c'è affinità, non c'è parentela. Si può ed è possibile procedere. Non a caso quando Tito dice io posso alienare le quote, poi bisogna vedere come le intendi alienarle o meno, ed ecco insomma fatta la legge, trovato l'escamotage, e ci potremmo ritrovare praticamente con io fermo restando, non genere, voglio scusatemi una... però credo che sia anacronistica questa cosa, perché ma magari a poter parlare, perché sennò altrimenti qua mi sembra che stiamo parlando del monopolio, il terreno però, agricolo. Però vogliamo essere realisti. Ma realisti, ma no, nel momento in cui Lotito dice andiamo in Serie A e poi mi pongo il problema. Ma non è vero, lo sa benissimo che... Ma una volta arrivato in Serie A il problema non lo risolvi di più. Il problema, non avessi Marcello, più tempo. Ma lo sa fin troppo bene Lotito. Ma figurati se presta il fianco a trovarsi in Serie A con un potenziale acquirente che sa che lui la deve cedere a tutti i costi. Ma si presta ad un gioco del genere, uno che, come Lotito, che è stato un autentico rapace, ma in senso positivo. Un'aquila. Però scusatemi, ma la parentela tra Lotito e Mezzaroma, è, che poi tecnicamente è un'affinità, sono cognati, non è una parentela di nascita, quindi basta, potrebbe anche divorziare dalla moglie. Ma quasi, teoricamente. Potrebbe anche divorziare tecnicamente. No, ma a prescindere dal divorzio, cioè proprio che voglio dire... Da giocare, non glielo auguriamo, no? Da giocare, sto dicendo un'ipotesi. Da fare la differenza fra parentele e affinità, sono affini. Si può trovare, cioè è un cavillo che però potrebbe determinare. Scusate, però quello è immediato. È presto fatto. In questo momento, e lo ha detto lo stesso Lotito ieri, in Italia proprietari di due club non ce ne sono, almeno sul piano ufficiale. In Italia, se si sta lavorando su questo cavillo, giustamente dice Alberto, e io amplifico il discorso, è perché si sta lavorando per trovare eventualmente una soluzione all'unico eventuale problema. Vabbè, aprirebbe dei precedenti, Marcello, però in questo momento l'unico che sarebbe la Salernitana. Un provvedimento ad persona verrebbe interpretato. Però scusatemi, questo problema ce l'ha solo la Salernitana. I tuoi amici. Ce l'ha solo la Salernitana, perché ce l'ha solo la Salernitana. Però chi ti dice che nel momento in cui tanti altri, faccio un esempio a caso, può darsi che Berlusconi si pensa di comprare il Monza, no, ma lo poteva fare già prima, capito che voglio dire? Non l'ha fatto perché voleva mantenere le regole, però attenzione, c'è da fare una premessa. La moglie in del, questo no, allora, l'articolo 16 bis Lenov vieta la compartecipazione societaria a livello professionistico anche per categorie diverse. Lotito e Mezzaroma sono stati bravi, intelligenti, lungimiranti, perché hanno preso la Salernitana che era in Serie D. Con la vittoria del campionato, così come detto insomma a Cacio e Pepe, con gli allenatori che non hanno il patentino, che però vincono il campionato, hanno la deroga. La Salernitana, prima il Salerno Calcio, poi la Salernitana, ha beneficiato di questa regola per 2 anni. Fino a quando poi non c'è stato il discorso dell'articolo 16 bis dell'Enoif che è andato a delineare il tutto. È vero, questa è la storia. Potrebbe trovarsi sotto questo aspetto un escamotage. Questo è il discorso fatto a proposito delle multiproprietà. Dipende molto, a mio modesto e sommesso avviso, da quelli che saranno poi gli equilibri che andranno a consolidarsi in FIGC subito dopo le elezioni, FIGC, Lega, insomma, e lì bisognerà capire un po' che aria tirerà per Claudio Lotito e di conseguenza per quelli che sono gli interessi dell'attuale patrone. Patrone che però è chiamato, al netto di quello che ha già investito, a rinforzare la squadra, lo stanno chiedendo a via voce un po' tutti, in questi ultimi giorni, mancano 8 giorni, no? Sbaglio, 8 giorni, sì, alla chiusura delle liste di trasferimento. Facciamo il punto sulle operazioni di mercato nel servizio e poi andremo... Grazie.
Un Claudio Lotito in grande forma, per nulla demoralizzato dalla sconfitta della Lazio in casa della Juventus, ha tenuto banco ieri all'Arechi regalando un dopo partita lungo ed interessante ai cronisti. Il patrono ha fatto il punto anche sul mercato, lasciando intendere che qualcosa sarà ancora fatto per migliorare la rosa, ma sempre facendo attenzione al bilancio e dunque, perché ci siano nuovi arrivi, sarà necessario che ci siano anche delle partenze. La Salernitana vuole sistemare Schiavi per liberarsi di un ingaggio pesante, prima di procedere a reinserire in rosa un altro difensore centrale. In cima alla lista c'è Blanchard del Carpi, che ha uno stipendio abbastanza alto, di Cesare del Bari e Masi della Ternana le altre ipotesi, senza scartare Swagger dell'Atalanta. In difesa servirebbe anche un vice vitale. Filippini, ora al Cesena dalla proprietà della Lazio, resta in pole sull'altro bianco celeste Vinicius. In mediana il nodo è rappresentato da Ronaldo, che Bollini avrebbe deciso di confermare. In tal caso, dopo Minala, non ci sarebbero altri innesti eccellenti nel pacchetto mediano, ma si potrebbe puntare su un giovane, Steffè del Teramo piace molto, e sull'ingaggio di un altro esterno, specie se Zito dovesse accettare la corte del Benevento. Fabiani tratta Mattia Sprocati in uscita dalla Provercelli, mentre Lotito sogna di portare in granata Ravel Morrison, il trequartista anglo-giamaicano. Alla Lazio non ha convinto ed ha rifiutato qualsiasi nuova destinazione. Morrison, classe 93, è stato fin qui poco genio e tanta sregolatezza, e non ha certo giustificato il pesante ingaggio, circa un milione di euro, che la Lazio gli sta corrispondendo da due stagioni in qua. Lotito, dopo Minala, vorrebbe dirottare anche Morrison a Salerno per affidare alle cure di Bollini un elemento di talento ma dal carattere assai complicato. Il patrono intanto ha confermato la volontà di trattenere Donnarumma, cui è stato già offerto in passato un nuovo contratto. Terracciano intanto potrebbe partire, prende quota l'ipotesi di uno scambio con il Vicenza, che porterebbe a Salerno Vigorito, già sondato da Fabiani prima dell'arrivo di Gomì, che è in scadenza di contratto con i belgi e chiede garanzie sul futuro. Allora, prima di fare il punto sulle operazioni di mercato, qualche insomma, commento da casa. Peppe ci dice: se un portiere ha difficoltà nelle uscite, chi può aiutarlo a crescere e migliorare? È l'allenamento con il preparatore dei portieri. Cambiano i portieri, ma tutti i portieri sono accurati alle stesse difficoltà, non riescono a migliorare, e il preparatore è sempre lo stesso, in riferimento a Gigi Genovese. Si chiede Peppe se non fosse il caso di cambiare Genovese, perché probabilmente individua in Genovese un problema, visto e considerato che la Salernitana continua ad avere poca fortuna con i portieri. Non so, Eugenio. Ma no, ma io non tocca a me difendere no, Genovese. Può esserci questo problema. Ma no, ma non credo, per un semplice motivo. È la materia prima. La gente è di memoria corta. Cioè, fino a due anni fa, Gori è stato considerato il miglior portiere della Lega Pro. Il problema Stracoscia Terracciano è stato dettato dall'allenatore, dalla dirigenza, dal fatto che non si è data, soprattutto per il ruolo del portiere, una gerarchia. Questo si rischiava si potesse capitare, perché di riflesso stava capitando anche quest'anno. Il portiere non aveva sicurezza, adesso è arrivato Gomis, ci auguriamo che possa essere il portiere utile e adatto per portare punti alla Salernitana. In molti si chiedono perché non puntare ancora su Zito, soprattutto in un 4-4-2. Zito potrebbe essere giocatore. Ma perché non sarà 4-4-2? Perché non sarà 4-4-2, fermo restando che secondo me Zito anche ieri meritava un trattamento. Poi Lotito e mezza Roma, Dicenzo, la migliore presidenza della storia della Salernitana, faccende Pacifico posso confermare. Ho 60 anni come loro, ho visto 25 anni di Cina in Piazza dei Studi, sperando che ci potessimo iscrivere. Sono 5 anni che parliamo a luglio di calciomercato, mai successo prima, salvo solo con il buon Soglia. Il tanto rimpianto Liberti ci ha cancellato al calcio perché ha bisogno di dilazionare il debito con l'erario, scrive 6 milioni, erano qualcuno in più, anche se poi è stato accertato che erano meno rispetto a quelli che venivano chiesti dal fisco. Lui che ha sempre avuto uno stadio con 30.000 spettatori e con tante cessioni. Questo è quanto sostiene Enzo M. Non chiedo commenti, perché non credo sia il caso di commentare, è un'opinione e come tale la consideriamo. Allora, mercato. Intanto, prima di ascoltare Eugenio, non abbiamo molto tempo, di cosa ha bisogno ancora la Salernitana per quello che è oggi? Lo chiedo prima a Enzo e poi a Alberto.
eventualmente di un centrocampista, se non è arrivato... No, è arrivato già Minala. Minala, allora in effetti sia tutto così. Condivido quello che hanno detto gli addetti ai lavori, che se c'è qualche uscita deve essere qualche entrata, perché in linea di massima, a mio giudizio, va bene, siamo così, bene con così. Domis, Bittante e Minala il cerchio si è chiuso. A mio giudizio sì, perché se resta tutto con Donnarumma, Coda, eccetera, stiamo bene così. Alberto? Non abbiamo preoccupazioni. Invece io dico che se va via Schiavi, come pare che va via, perché non ne ha legato evidentemente con l'ambiente, con la società, c'è qualcuno disposto a con il direttore, con non so con chi, non ha con tutti. Con certo. Tutti, non ha legato questo ragazzo, c'è bisogno di un difensore centrale. Di un difensore centrale. Secondo te Massimo? Ma io penso che io vedevo con grossa urgenza il problema del portiere ed è stato diciamo, affrontato e risolto, o quantomeno sulla carta risolto. Credo che ci manchi ancora un centrocampista di quelli classici di una volta, cioè quelli che noi chiamavamo registi, cioè uno che faccia girare la palla in maniera più rapida, non più Ronaldo, veloce, quindi. Più rapida e più veloce di Ronaldo, e che sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, che Ronaldo, forse Bonino lo vede molto in contrapposizione a Rosina, e che invece possa coesistere bene con Rosina, perché io credo che Rosina quando sarà bene verrà messo in campo, e quindi ci vuole un qualcuno che... Un centrocampista. E poi ovviamente è scontato dire, se esce qualcuno deve essere rimpiazzato. Vabbè. Allora, Eugenio, invece cosa bolle in pentola? Ieri Lotito, al tema della conferenza stampa, insomma in una... Insomma, quattro chiacchiere scambiate praticamente mentre stava per essere scortato in macchina, si è lasciato scappare insomma questa cosa su Morrison, insomma, cioè, sto cercando di convincere questa testa di cane che sarebbe un trequartista di caso ad accettare il trasferimento a Salerno, però insomma faccio molta fatica, il giocatore non vuole scendere di categoria, ma intanto a Roma non gioca. Questa è insomma. Vabbè, anche l'anno scorso è successa una cosa. Già stessa. L'anno scorso, non soltanto con Morrison, anche con terzino olandese. Di quello che non c'è non sì, cascò. Di cui io, sì, non c'è cascato. Non c'è cascato. Speriamo. Allora, quindi Morrison, diciamo così, che potrebbe essere alla fine un cadeau, ecco, non credo sia proprio una priorità. Sì, ma il discorso del cadeau è sempre da inserire in un contesto. Morrison è un trequartista, però, eh? È un trequartista. Ecco, trequartista, cioè, e non è un under. E non è un under, quindi ecco. È da inserire, tu dici un cadeau in cui le porte girevoli devono essere. Tanto lo paga comunque, invece sì, di pagarlo lì. Perfetto, insomma. Lo paghi comunque, però sei costretto o a mettere fuori un altro che paghi qui alla Salernitana per il discorso della lista di 18. Ecco, potrebbe essere. Non lo so, io onestamente tra Ronaldo e Morrison che arrivi qui, che non ha voglia, Ronaldo, magari mi tengo Ronaldo. Ma io però, penso insomma, che se viene Morrison. L'eventuale posto, non parlo di ruolo, parlo del posto dei 18, tenderanno a far andare via Zito, secondo me. Perché Zito non è una persona. Sì, però poi non viene già fai fatica a mettere in campo Rosina con le due punte. Con Morrison avresti due problemi. No, io parlavo solo di sì, io sto dando. Io credo che Morrison sarebbe l'alter ego di Rosina. Di Rosina. O viceversa. E immagina che Morrison non gioca l'Anza e poi viene a fare eventualmente la panchina a Salerno, diventa proprio. Cioè, vabbè, comunque, diciamo che è un'idea. Il resto invece? Il resto del mercato di riparazione è molto difficile per gli equilibri di cui parlavamo, e questo è uno di quelli. Allora, le ultimissime di mercato, praticamente il quarto rinforzo in casa salernitana sarà Mattias Procati, esterno offensivo che può giocare anche da punta centrale della Pro Vercelli. Fabiani ha provato in tutti i modi, o meglio, il vero mangiafoco dell'operazione è l'agente del giocatore, quel tale Mario Giuffredi, che un nome a caso che ha in procura tanti giocatori. È un agente sveglio, insomma, quindi è oggettivamente. No, è un agente sveglio che soprattutto poi credo che si trovi molto bene a Salerno, visto sì, che ha 5 o 6 giocatori in procura, però ne ha tanti in giro per lo stivale, sta provando a fare questo scambio. Ma se Giuffrida porta Sprocati,
che un suo assistito, è probabile che un suo assistito, un altro assistito di Giuffrida possa andare via. E ti stavo concludendo, l'operazione inizialmente era stata imbastita per portare Ronaldo alla Provercelli, i Leoni ricordano Ronaldo come un autentico fenomeno con la casacca bianca, però l'ingaggio del giocatore spaventa il DS Matteo Superbi, ex difensore della Salernitana, centrocampista della Salernitana per 6 mesi credo, e insomma, francamente, a meno che Lotito non partecipi, perché ricordiamo che Ronaldo è di proprietà della Lazio. Se non parte Ronaldo, arriva comunque sprocati, perciò stavo dicendo. Potrebbe a questo punto, nel caso in cui dovesse arrivare sprocati, partire João Silva, cioè partire un attaccante? Il Catanzaro di Antonello Preiti sta facendo un grande pressing su João Silva, non ha preso ancora l'attaccante. Anche perché Sprocati può all'occorrenza anche giocare da prima punta, da seconda punta. È un esterno che può fare anche la prima punta. Lo ha fatto a Perugia. João Silva piace al Catanzaro, il giocatore non vuole accettare il declassamento, però alla fine il valzer delle punte solitamente, me lo insegni Marcello, è sulla gong del calciomercato. Assolutamente, quindi operazione questa che potrebbe chiudersi eventualmente proprio in dirittura d'arrivo, Schiavi, così come... Casus Belli, peraltro ieri in panchina. Fantastico che mi interrompe, sotto mi lancia aspetto... gli assist. Devo anche corredare. Sì, è finito in panchina, Schiavi, ovviamente... noi proviamo a raccontarvi i fatti, a proposito chi insomma le voci di corridoio non ci riuscite, insomma non ve le dico, c'è qualcuno che danno fastidio alle mie voci di corridoio. Schiavi può diventerà un valore aggiunto della Salernitana, o almeno passerà per tale, se come cosa che è oggettivamente probabile non si riesca a piazzarlo, perché Schiavi si sta provando a piazzarlo, 280.000 euro di ingaggio a stagione per il giocatore. Vabbè, però metà è andata, cifra, rimarrebbe la metà è andata. Ma c'è un altro anno ancora, mi sembra. Ancora sì, lo so, per quest'anno, poi è chiaro che ritornerebbe di nuovo di proprietà della Salernitana, gli dico piazzarlo in prestito in questo momento. Una società di Serie B che disposta a sborsare più di 50-60.000 euro per 6 mesi e fai fatica a trovarla. Il Parma si sta defilando e attenzione, perché il Parma, purtroppo devo registrare che il Bari, che ha secondo me si sta giocando il tutto per tutto, il Bari che sta rifondando letteralmente la squadra, e anche su Swagger, altro obiettivo della Salernitana, difensore centrale, il Bari ha perfezionato l'ingaggio di Salzano dal Crotone, e il Parma sta provando a soffiare quello che è il primo vero obiettivo per il ruolo di difensore centrale, se parte Schiavi, che è Blanchard. Il Parma è forte su Blanchard, e Blanchard naturalmente ha necessità di giocare. Parma poi credo che in questo momento venga considerata oltre la categoria di appartenenza, no? Un po' come era la Salernitana quando era in Serie C, molti giocatori puntavano forte sulla Salernitana a prescindere dalla categoria, perché immaginavano una prospettiva. È chiaro che insomma questi sono effettivamente i movimenti che potremmo registrare nelle ultime giornate di... Io però su una cosa volevo aggiungere, Marcello, questa è una mia opinione. Io credo che anche se non si dovesse muovere niente, perché insomma posso essere d'accordo, o meglio, se non riesci a piazzare è inevitabile, ma che non puoi prendere nulla, perché altrimenti significherebbe un gioco a massacro. Nonostante questo, io dico che anche se così dovesse rimanere la rosa, un altro difensore centrale la Salernitana dovrebbe anche prendere. Perché Mantovani e Luis Felipe, chiedo qui il conforto dei saggi, mi pare abbiano fallito gli appuntamenti quando sono stati chiamati in causa, Enzo. Cioè la Salernitana oggi, soprattutto se vuoi giocare a tre, Marcello, se giochi a tre. No, soprattutto se vuoi giocare a tre, c'hai i difensori centrali contati. Cioè, praticamente, se anche recuperi Schiavi, hai tre teorici titolari. E un adattato. È un adattato, perché Perico è un cursore. Vabbè, ma solitamente nella difesa a tre, uno dei tre deve essere sempre uno che è capace anche di giocare da terzino, proprio per andare sulle chiusure esterne. Però, dicevo, Mantovani e Luis Felipe sono stati di fatto bocciati, potrebbero a questo punto anche loro lasciare la Salernitana, essere collocati in qualche altro club che potrebbe anche garantire minuti. Sì, questi sono i discorsi che ha fatto adesso Eugenio,
degli scambi normalissimi, che si verificano inevitabilmente per il rapporto tra procuratore, direttore sportivo, società, eccetera, fanno un giro senza esborso di denaro. Cioè, invece di tenere il ragazzo in affetalina, va là, gioca, vediamo il suo rendimento nei 4 mesi com'è, io mi prendo il tuo che è disponibile a fare eventualmente li valorizziamo entrambi, bravo, e quindi alla fine riusciamo cioè i discorsi sono estremamente facili fatti da loro, difficile per noi a interpretare, a entrarci. Speriamo di non trasformare la Salernità nella Real Giuffrida, perché insomma dovessero essere sei poi giocatori tutti nella stessa squadra. Ma i cicli storici sono stati sempre. Noi abbiamo vissuto con l'altro procuratore. Ricordi i tempi di Pavone? Tanta gente penso. Con Zavaglia, poi, ma che sono i cicli? Cioè i presidenti. Tutti questi che poi parlano nel contesto finale contano poco, perché cioè abbiamo dato un potere immenso ai procuratori che dobbiamo alzare le mani. Il guai è quello, non c'è niente. Il è quello, beh. Per quanto riguarda Mantovani e Luis Felipe, ecco, evidentemente sì, cose serie, sono due buoni giocatori in prospettiva. Che però dovrebbero giocare. Però forse hanno fatto un po' il passo più lungo della gamba. Come dire, collocarli in Lega Pro probabilmente... Anche se io credo che, per esempio, Mantovani è un giocatore che Longo a Vercelli insomma, ospiterebbe ben volentieri, proprio perché avendo insomma, devo dire anche però, Marcello, che soprattutto su Mantovani c'è stato forte l'interesse di almeno due o tre club. Vabbè, è un giocatore di proprietà, quindi nel senso che la Salernitana però non ha inteso. Ma i giocatori sono buoni, tutti e due. Anzi, andrebbe valorizzato Mantovani, probabilmente dovrebbe trovare minutaggio da qualche altro. Il problema è semplice, voi immaginate che i ragazzi di 12 anni hanno un procuratore. Cioè voi non avete idea di quello che è diventato il mondo del calcio. Vabbè, tu che poi sei arrivato col tuo comitato. Ma sinceramente è un assurdo, un paradosso, è impressionante quello che si verifica. Oh, Alberto sta vicino a me, mi può confortare su questo, ma è impossibile pensare che un ragazzino di 12 anni possa avere il procuratore. Voi vi rendete conto che la crescita a 18 anni può darsi che non giochi nemmeno, con tutto il rispetto, nell'Olympic Salerno, a 12 anni lo fanno fenomeno. Cioè come si fa? Me lo devono spiegare. Se hanno la capacità di intuire che questa è una crescita tale che diventa calciatore. No, fanno un discorso statistico. Ma rovinano le famiglie. Rovinano le famiglie. Sì, perché poi si creano aspettative. Cioè, questo è il problema. Si creano, hai capito che succede? Molte volte false aspettative. Vabbè. Ok, questo poi al limite. Poi dobbiamo sempre ritornare a ragionare sulle politiche del club in quanto al settore giovanile. Ieri peraltro ho fatto rivolto proprio una domanda a Claudio Lotito sul settore giovanile della Salernitana, perché dicevo tanti impegni mantenuti da Lotito e Mezzaroma, chapeau, tanto di cappello, però insomma uno degli obiettivi che posero proprio nel giorno del loro insediamento, soprattutto Mezzaroma, più che Lotito, era proprio quello, cioè creare un forte settore giovanile in grado di poter sfornare talenti di proprietà e di origine tra virgolette controllata. E ieri ho fatto notare a Claudio Lotito che dopo 6 anni trascorsi alla guida del club Granata, mai un giocatore proveniente dal settore giovanile ha esordito in prima squadra insomma in maniera concreta, seria, qualche presenza c'è stata. Probabile però che qualche addetto al lavoro non crede molto ai settori giovanili. Non si lavora molto. Però poi questo discorso sul settore giovanile che andremo ad approfondire. C'è i risultati. Però è chiaro, ora c'è l'attualità. C'è il mercato, c'è il campionato, questo avremo modo e tempo spazio. Io se trovi i ragazzi del settore giovanile poi non ho rapporto con Giuffrida. No, perché no? Andiamo in pubblicità e poi saluti finali e le considerazioni degli amici di Zona Mista. In conclusione stavo un po' intrattenendo con il mio compagno di viaggio Giorgio Marotta, compagno di, stavo dicendo di banco, però non è il banco, perché siamo su banchi diversi. Siamo di classi diverse. No, io dicevo proprio di banco in redazione, non abbiamo lo stesso banco, siamo vicini, ma giustamente di classi o di classe sufficientemente lontani. Anche lui è professore. È lei il professore. Bene, andiamo. Abbiamo, insomma, credo abbastanza esaminato il quadro generale della situazione, toccato diversi punti, siamo partiti dalla disamina tecnica per arrivare alle suggestioni di mercato. Chiaramente continuate a seguirci,
quotidianamente, perché vi aggiorniamo quotidianamente in zona Mista News con Eugenio Marotto su quelle che sono le trattative in corso per il club Granata. A me non resta che salutarvi, Marcello, e ringraziarvi. Prego. Io invece, siccome tu sai che a Salerno, oltre alla Salernitana, ci stanno anche altri sport che noi seguiamo spesso, volevo fare un complimento alla squadra femminile di pallamano, che è campione d'inverno del campionato di Serie A. L'altro ieri ha vinto la 13ª partita utile consecutiva, e facciamo un applauso alle ragazze della PDO che hanno fatto 13, vero, giusto, 13 vittorie consecutive. Bene. Non dimentichiamo che Salerno c'ha tante altre realtà, la pallacanestro, la PDO, il calcio 5, la pallanuoto, grande tradizione, pallanuoto con due squadre. Questo è uno dei grandi misteri dello sport salernitano, due squadre in A2. C'è il delegato FGC. Ah, il delegato FGC. Andrà a votare per la nomina dei presidenti. Troppi poteri concentrati in una sola trasmissione. Stavo dicendo della Pallanuoto, uno dei grandi misteri, insomma, perché non unire le forze è veramente... Eppure c'è una storia... straordinaria, gloriosa quella della Pallanuoto salernitana. Sempre è stata così, però. Eh? Sempre è stata così. Sì, vabbè, prima... No, sempre no. Perché esisteva solo la Rari Nantes. Poi, prima ancora, Alberto, prima ancora la Pro Salerno. Pro Salerno, Rari Nantes. Sì, però Rari Nantes che ha avuto. Rari Nantes è stata poi la storia. Io credo che l'anno di costituzione prima la Rari. Ma poi non esisto. No, non esistere, perché la Rari Nantes. Però. Ed era l'unica società di nuoto e di pallanuoto. Sì, poi è arrivata la Pro Salerno. Lo so io perché. Io i complimenti li volevo fare alla pallamano, perché sono loro i campioni d'Italia. Con il grande Geppino D'Altrui. Geppino D'Altrui, con il grande Ladi Palumbo abbiamo avuto un campione d'Europa. Ladislao. Allora, questo insomma sarebbe importante che le altre discipline sportive potessero... Per dare qualche volta anche qualche notizia che non è solo di calcio. È vero, hai fatto bene, bravo Massimo. Grazie Enzo Faccenda. A voi. Grazie Alberto Pacifico. A Giorgio Marotta, che lasciamo le sue fatiche perché non ha ancora terminato. Grazie a voi. Ancora scrive tanto, insomma credo farà tardi questa sera. Grazie Eugenio, grazie a Massimo Crisi, grazie a tutti voi per averci seguito. A me che Eugenio fatica mi fa ridere, non ce ne dispiace. Grazie, si ammazza il lavoro. Andiamo. Noi non ci saremo lunedì prossimo. Sì, perché? Io non ci sarò, perché saremo in collegamento da Milano. Marcello. Ah, bene. Ah, giusto, c'è la chiusura del mercato. Va bene, quindi lo avremo in Skype. Grazie e appuntamento a lunedì prossimo con Eugenio Marotta in diretta da Milano via Skype per le ultimissime sul calciomercato. Arrivederci. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.